Tutti sanno cos'è una discarica di rifiuti, pochi probabilmente sanno che la discarica, anche quando è a fine vita, cioè quando è in fase di chiusura e dopo la sua chiusura, continua a rilasciare biogas di discarica, agente inquinante che va ad impattare sull'ambiente. Il biogas di discarica viene prodotto naturalmente dalla degradazione della materia organica contenuta nei rifiuti. È composto principalmente da metano e anidride carbonica. La normativa nazionale ed europea impone di evitare la dispersione in atmosfera di questo biogas, trattandolo attraverso la combustione. Ma al termine del conferimento dei rifiuti, la produzione di biogas piano piano diminuisce. Alla fine la combustione non è più praticabile e il biogas, anche se meno, continua però ad essere prodotto e a disperdersi nell'ambiente. In Toscana, con gli studi portati avanti dal progetto dimostrativo Life Remida, finanziato dall'Unione Europea, sono stati realizzati sistemi di biofiltrazione del gas di discarica tramite materiali filtranti biologicamente attivi, dove il gas passa attraverso uno strato filtrante e viene trasformato da metano a anidride carbonica dalle flore batteriche. Life Remida indaga su cosa si può fare nel momento in cui il biogas che viene emesso dalla discarica non ha più un contenuto di metano sufficiente per essere trattato con la combustione. Questo sistema è stato sviluppato dai ricercatori dell'Università di Firenze attraverso un biofiltro presso la discarica di Podere il Pero nel comune di Castiglion Fibocchi, gestita da Centro Servizi Ambiente e Impianti. Presso la discarica delle Fornaci nel comune di Monticiano, in provincia di Siena, gestita da Siena Ambiente, sono stati installati 7 biofiltri, chiamati BioWindows, finestre filtranti. Il progetto dimostrativo Life Remida è partito nel 2016 e vede come capofila il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze e come partner la Regione Toscana, Centro Servizi Ambiente e Impianti e Siena Ambiente. La possibilità di una gestione in particolare delle emissioni di gas che avvengono appunto una volta l'impianto è chiuso, che sia ambientalmente compatibile a bassissimo impatto, è un traguardo assolutamente da ricercare. E poi l'altro che riguarda l'aspetto economico non secondario, per cui il miglioramento ambientale si coniuga anche a un contenimento dei costi. E credo che questi due impianti pilota, che fra l'altro stanno registrando performance importanti, possano davvero rappresentare una prospettiva futura di straordinario interesse. La normativa nazionale e comunitaria prescrive come unica forma di trattamento del gas di discarica la combustione, non fornendo però indicazioni sul problema del trattamento del gas di discarica a basso contenuto di metano, come quello che si presenta al termine dell'attività di gestione delle discariche o in alcuni casi durante la coltivazione. Una pratica che, se applicata, porta ad un incremento di costo della gestione post-mortem delle discariche esaurite. La biofiltrazione come sistema naturale di ossidazione del metano garantisce la salvaguardia dell'ambiente con un contenimento dei costi di gestione.